Oppure posso concludere, certo, questo può essere vero, ma un individuo nel suo percorso interiore a un certo punto dovrebbe pure introdurre una valutazione dell'effetto delle sue azioni. E quando le sue azioni sono tali da ferire profondamente altri, o comunque da portare dolore, dovrebbe rendersi conto forse che i presupposti da cui parte si dovrebbe pur poter cambiare. Posso dare due risposte diverse. La via della conoscenza non accetta né l'una né l'altra risposta. Si pone in un'altra maniera e ti dice l'assurdo. Vuoi che ti dica l'assurdo? Sì. Bene, ti dice che questo che apparentemente è, come dire, una totale irrazionalità, è invece pura perfezione. La via della conoscenza ti dice che se io guardo con occhi diversi ciò che sta capitando oggi, posso notare sì sofferenza, posso notare sì dolore, posso, come dire, puntare il dito non tanto su chi opera il dolore, ma sull'azione, ma posso anche dire attenzione. Se io veramente accetto fino in fondo che tutto ciò che esiste è semplicemente un'onda della vita e del divino, posso arrivare a dire lì dove c'è dolore apparente in realtà non c'è dolore. Io so che ovviamente sto dicendo delle cose assurde dal punto di vista dell'umano. Io so che quando io affermo che, come dire, tutto questo fa parte di qualcosa che noi chiamiamo gratuità, immediatamente l'uomo balza in piedi e dice: allora dire che è gratuità è uguale a dire fatalismo, rassegnazione. No. E qui è lunga la spiegazione, la riduco a poche, pochissime cose. Che cosa dice la via della conoscenza rispetto a un dolore provocato da chi è consapevole di provocare dolore e che pur tuttavia si medesima talmente nel suo credo da pensare che quel dolore è inevitabile, addirittura è fonte di salvezza per quegli esseri, o comunque è fonte di salvezza per altri esseri ed è fonte, come dire, di uno sviluppo del messaggio del divino sulla terra. Che cosa posso dire la via della conoscenza? Può guardare sorridendo di nuovo a tutta questa grande menzogna, perché tutta questa è una menzogna della mente, tutta, dal modo con cui io elaboro il mio concetto del divino, dal modo con cui elaboro la missione dell'uomo rispetto al messaggio del divino, dal modo con cui elaboro il concetto stesso di karma in questo caso, dal modo con cui elaboro il concetto di azione positiva o negativa, tutta una gran favola che l'uomo si recita a livelli diversi a seconda di quanto mette in crisi ciascuno di questi presupposti. Io posso mettere in crisi il presupposto di un divino così concepito, posso mettere in crisi un presupposto di una diffusione del messaggio del divino così concepita, io posso mettere in crisi il fatto che debba provocare dolore in qualche modo pur necessario al fine che un messaggio trionfi. Io posso mettere in crisi addirittura che l'immortalarmi per una causa sia così importante. Posso anche questo metterlo in crisi. Ma in questa maniera cosa faccio? Dichiaro che finché c'è una mente di mezzo, c'è sempre il pericolo che la mente si racconti un sacco di favole. Ma se ci pensi bene, questa favola così abnorme, così assurda, appare tale agli uomini proprio perché, come dire, da esterni, giudicando secondo altri concetti, esaltano l'assurdità, ma di chi all'interno è perfettamente coerente. Allora come ne usciamo? Ne usciamo soltanto nella misura in cui sia chi sta dentro sia chi sta fuori comincia a mettere in discussione le immagini che ciascuno ha del divino, di se stessi, del processo interiore, del processo di diffusione del messaggio del divino e via dicendo. Ma spesso cosa succede? Che chi sta fuori dice sono pazzi, chi sta dentro dice sono martiri. Qual è la differenza, scusate tanto? Il modo con cui una mente concettualizza il divino. Certo, uno dirà, ma è evidente che ad una persona sana di mente un divino che fa ammazzare è un divino perverso. E le intenzioni dove le mettete?